avanti. Cos'era? Non lo so. Il microfono. Pronto? 1, 2, 3, prova. Ok, come ci organizziamo? Faccio io la contrazione, tutto come te. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Uno... Prova 1, prova 1, prova 1. Perfetto. Signore e signori, buonasera, benvenuti alla palestra Vallauri. Quinta giornata di andata, campionato Serie A1 maschile, si affrontano le formazioni della Terapia Angle Carpi e Polisportiva Cingoli. Polisportiva Cingoli, numero 20, Mario Gentilozzi, numero 16, Emanuele Mucelli, numero 5, Gabriele Gambini, numero 4, Matteo Ilari, numero 9, Francesco Grasselli, numero 10, Stefano Arcieri, numero 13, Thomas Camperio, numero 14, Jacopo Trillini, numero 15, Davide Campana, numero 18, Filippo Mangoni, numero 19, Diego Strappini, numero 23, Vincenzo Russo, numero 6, Luca Mattiasevic, numero 8, Lorenzo Nocelli. Allenatore, signor Nando Nocelli, dirigente accompagnatore, signor Abramo Baricelli. Terapia Handball Carpi, numero 12, Nicola Lonardi, numero 1, Thomas Turini, numero 9, Angelo Giannetta, numero 15, Matteo Guariso, numero 88, Moise George Kere, numero 7, Luca Kovacevic, numero 17, Gabriele Leonesi, numero 2, Francesco Malagola, numero 8, Michael Nicolazzo, numero 18, Luigi Piccolo, numero 11, Riccardo Pinetta, numero 13, Andrea Santilli, numero 14, Vito Vaccaro, numero 29, il capitano Marco Beltrami. Dirigente accompagnatore, signor Bonfiglioli Emilio. Arbitrano la partita i signori Bazzanella da Castelrotto Bolzano e il signor Stilo da Condofuri Reggio Calabria. Buon divertimento a tutti. Gentilozzi, Nocelli. Vediamo come si schermano tutti.
sei il numero 15. Sì, sì, lo so. Dai, tanto se c'è. Allora, 9 Grasselli. Quindi, Arcieri. Arcieri. Mangoni. Campagna. Mai c'è... Cosa? Zerbi c'è squalificato. Amici della palla a mano, buonasera da Lorenzo Delizia e Davide Bonfiglioli. Quinta giornata di regular season, tra cui Humble Carpi, Polisportiva Cingoli. Partita iniziata in questo preciso istante, Carpi si schiera con Beltrami nel ruolo di centrale, Vaccaro terzino, poi c'è Kovacevic, Giannetta all'ala e poi chiudiamo. Il grande escluso è Riccardo Pivetta, al suo posto Gabriele Leonesi nel ruolo di ala sinistra. Attenzione qua, e arriva subito il primo gol della partita, lo va a sligare il nuovo giocatore a Tarquiglia, Luca Kovacevic, che però nella partita di Teramo non è eccelso. Andiamo a vedere come si schiera il Cingoli con... Uno dei due ritorni del figlio del prodigo, Davide Campana, ruolo di centrale, Lorenzo Nocelli, ex di partita, nel ruolo di terzino sinistro. Qua vediamo un attimo, si guadagna un 7 metri, pronto ad andare a batterlo. L'ex junior fasano Stefano Arcieri è arrivato in questa sezione di mercato. La forte alla sinistra fu determinante in quel che fu la finale di Coppa Italia, in quel di Fondi, in quel del 23 aprile 2000 di quest'anno, entrando al posto di Demis Radovcic, facendo faville. Cioè arriva subito il pareggio di Stefano Arcieri. Come ti sono sembrati questi primi minuti? Ma mi sembra che le squadre ancora non si stiano studiando, nessun niente di particolare, e vedremo nei prossimi minuti quello che ci propone. Vedo che Cingoli sta difendendo con un 5-1, con Arcieri molto aggressivo. Carpi dovrà cercare chiaramente di spostare l'uno avanti per cercare di mandare al tiro Kovacevic o dall'altra parte un Vaccaro che si scopra terzino. Se qua prova Kovacevic, c'è Vaccaro, scarica, fa tutto da solo, scarica verso Giannetta, non so cosa fa, va Giannetta al tiro, c'è il gol, 2-1 lì, 2-1 Carpi, quando partita inizia da un minuto. Ricordiamo, è assente Riccardo Pivetta, che ieri durante l'allenamento ha avuto, durante una fase di gioco, si è fatto male. Riccardo Pivetta, che poi domani partirà per la nazionale, prova ad andare lì a Arcieri. C'è Luca Kovacevic che lo tiene a rimorchio, non lo fa passare. Ricordiamo, Cingoli include il suo starting seven con il capitano Samperio, Strappini e Mangoni nel ruolo di antidoto di ala destra. Il suo ruolo sarebbe più naturale. Campana, i due con Vaccaro, scarica verso Mangoni. Campana, Nocelli, l'ex di giornata, prova una serie di finte, scarica verso Samperio. Campana, va verso Mangoni. Mangoni, 2-1. Due pare, bella azione ben strutturata di Cingoli. Carpi che deve essere un pochino più attento in difesa, perché sono entrati con troppa facilità senza interruzione della palla. Kovacevic qua rischia e perde palla. Campana va toccato, però sarà ancora palla Carpi. Kovacevic scarica verso Beltrami, adesso ancora verso Kovacevic. Però arriva il passaggio verso Beltrami, è un bel passaggio, attivazione. Bene Carpi, deve continuare a giocare così, di squadra, non azioni individuali, però deve essere altresì molto pronta a rientrare, perché è notoriamente Cingoli una squadra molto veloce. Attenzione, qua viene chiamato il 7 metri e ammonizione per Angelo Giannetta, l'autore del secondo gol per la formazione di coach Samine Zerevic. Ancora Arcieri contro Thomas Turini, portiere arrivato due settimane fa di origini toscane. Classe 1991, esordito in quella della sconfitta di Teramo. Arcieri, fisco, arriva il gol, 2-2 per Arcieri dai 7 metri, 3 pari. Quando sono passati appena 4 minuti di gioco. Vaccaro, Beltrami, Kovacevic, Cingoli schierato in 5-1 con Arcieri davanti la difesa. Prova Beltrami a scaricare verso Kovacevic, farà fare tutto da solo Kovacevic, il tiro va fuori, però subisce fallo.
Sarà 7 metri di munizione per l'ex di turno Lorenzo Nocelli. Pronto Vaccaro contro Mario Gentilozzi, portiere di origini bolognese, contro la forte ala sinistra origine di Alcamo. È una sfida nord contro sud. Vaccaro, arriva il tiro diretto, va dritto per dritto, e uno su uno per la Terraquiglia da 7 metri. Bellissima foglia morta, come si diceva tra gli addetti ai lavori. Bravissimo Vito, bene Carpi. Nocelli scarica su Arcieri. Nocelli, capitan Thomas Samperio, prova una serie di passaggi dentro Chere, qua c'è Passi, vuole ripartire Carpi e andare a mettere, sfruttare il passaggio, prova Vaccara, tutta birra, scarica verso Beltrami, temporeggia Giannetta, prova Giannetta, scarica verso Covaglio, lo scarico non arriva, recupera Arcieri, può partire Cingoli e questo è un brutto errore, prova Arcieri, Arcieri prende, incredibile, e può ripartire Carpi di nuovo con Giannetta. Però riesce a superare Nocelli verso Kovacic da campana, c'è il fallo, 9 metri, difesa molto maschile quella da parte di Cingoli. Purtroppo Giannetta ha tradato un pochino dalla palla di ritorno a Kovacic, un peccato perché poteva essere sfruttata meglio l'azione, ma adesso si riprende subito Kovacic che innervosito per il mancato passaggio prima di Giannetta riesce ottimamente adesso a riportare avanti più due Carpi. E che gol ragazzi, cioè, Nocelli qua perde palla, c'è piede, può ripartire ancora Carpi, un Cingoli in attacco che sta facendo molta fatica, però adesso di nuovo dentro Leonesi che solo dentro per la fase d'attacco, fuori dentro che era al suo posto durante la fase di difesa. Carpi comunque ricordiamo che si chiara con un 6-0 in difesa. Beltrami, Luca Kovacevic, Vaccaro, Beltrami scarica verso Kovacevic, ancora non sa cosa fare, dai verso Vaccaro, una serie di palleggi, Vaccaro prova il sottomano, va Gentilozzi e poi Malagola va a sbagliare clamorosamente. Bello il tiro di Vaccaro, bello, un po' forzato a mio avviso, ci voleva un pochino più di pazienza, peccato per Malagola che non ha saputo sfruttare un'ottima azione dai 6 metri. Azione qua, Arcieri recupera la palla, ennesimo pennio per lui. Quando sono passati giusto 5 minuti di, 7 minuti di gioco. Giannetta, nuovo fuorichiere dentro Gabriele Leonesi, classe 1998. Beltrami, Vito Vaccaro, serie di palle, serie subito verso Leonesi. Marco Beltrami, Luca Kovacevic, sempre 5 di scarti, 5-1, esce. Non esce, poi Malagola scarica verso Kovacic, poi va verso Beltrami ed è un gol bellissimo, un passaggio al bacio. Bellissima azione, ma come al solito attenzione a Cingoli che non perde, è molto veloce, ma bravissimo Turini che blocca il contropiede avversario. Carpi è un work in progress, si era detto, speriamo adesso di vedere anche un'ottima tenuta, ottimo impatto con la partita. Sì, una Carpi comunque ha iniziato molto bene, forse è il miglior primo tempo che abbia fatto da 5 giornate a questa parte. Giannetta, si carica verso Kovacevic, Kovacevic il palo, recupera Cingoli, Samperio non si fida a lanciare lungo verso Arcieri, serie di palleggi, scarica verso Davide Campana, Campana temporeggia, supera Vaccaro, scarica verso Samperio, la palla non arriva a Nocelli, poi va verso Arcieri, Arcieri lo va a mettere qua, bella azione. Purtroppo abbiamo lasciato libero l'uomo più importante della squadra avversaria rischiando su altri giocatori, secondo me una scelta infelice quella di Giannetta che non avrebbe dovuto lasciare Arcieri libero ma forse privilegiare l'ingresso del terzino alla mano. Già 6-4 quando sono passati 9 minuti scarsi di gioco, un Carpi avanti 4-6. Beltrami, Vito Vaccaro, Beltrami, Rodi ancora verso Kovacevic, che gol! Bene Kovacevic che sta prendendo fiducia, sta prendendo anche le giuste misure del campionato italiano, ora recupera la palla e spinge purtroppo, ma forse Passi, forse no, o comunque l'arbitro ha fischiato, non protestiamo, non prendiamoci ammonizioni a 2 minuti, in questo momento non ce n'è bisogno, che stiamo conducendo bene più 3 in questa fase della partita. Sì, Luca Kovacevic ha recuperato una bella palla, Davide Campana ha provato a tira a fare una specie di non look di schiena, è stato il Passi. Ricordate, i signori sono il signor Bazzanelle, stile originario della provincia di Bolzano. Nocelli, Samperio, prova Nocelli ad andare. Nocelli scarica verso Mangoni. Mangoni, c'è la risposta di Turini col piede, bellissima parata. Giannetta qua va a commettere un mezzo errore, però riesce a tornare su sui passi.
Vaccaro prova subito dall'altra parte, prova ad andare verso Malagola, va a terra, 9 metri. Di nuovo dentro Lionese, posto di Chere. Vaccaro, subito verso Lionesi. Vito Vaccaro, palla in mano. Marco Beltrami. Luca Kovacevic. Beltrami, una finta, non si fida dalla Malagola. Non una finita, scarica verso Vaccaro, dai di nuovo verso Kovacevic, infastidito da Arcieri. Prova Beltrami ad andare, messo giù da Mangoni. 9 metri, un'azione di Carpi un po' confusionaria, però sta facendo forse un po' bene a temporeggiare, perché la difesa di Cingoli sono affamati. Sì, adesso mettono le mani molto avanti su Beltrami, secondo me almeno una munizione ci poteva stare, perché l'intervento era evidentemente al collo. Passivo, Kovacevic è costretto a forzare, purtroppo sbaglia il tiro. Può ripartire, Nocelli supera Giannetta, scarica verso Arcieri, prova a fare tutto da solo, è Arcieri, questo sì che è un gran bel giocatore. Sì, l'asse di Cingoli si è già visto, Nocelli Arcieri, Arcieri che gioca molto aggressivo sul nostro Kovacevic, perché d'altronde ha capito che probabilmente è quello l'unico che tira da fuori, per cui è giusto avere un occhio di riguardo su di lui. Per essere un 98 non è male aver già vinto un campionato, una Coppa Italia, una Supercoppa Italia col Fasano. Beltrami, Kovacevic, Vaccaro, Marco Beltrami, Luca Kovacevic. Vaccaro nel ruolo di centrale, fa cambio con Beltrami che va diventa terzino. Il taglio di Giannetta, non riesce ad andare Vaccaro al tiro. Però verso Kovacevic e Gentilossi la deve in porta. Un po' sfortunato. Sì, stavolta è sfortunato il portiere, bravo Kovacevic che ci ha creduto, che ha fatto un buon tiro. Buona l'azione di Carpi, però, perché ha avuto due giocatori sui liberi sui 6 metri che purtroppo non sono stati visti, non sono stati serviti. Samperio. Davide Campana, l'ex Ancona, anche lui il secondo ritorno dal fio al prodigo dopo anni di battaglia con la maglia dell'Ancona. Attenzione qua Torini, c'è la parata ma viene messo giù Campana. Munizione per Leonesi. Ricordiamo Davide Campana, comunque è tornato a Cingoli dopo diversi anni con la maglia dell'Ancona. Luciano Dorica Mosconi, Ancona, quindi di cui è stato capitano, no? È un giocatore comunque pieno di esperienza. Arcieri pronto ad andare a battere il terzo, 7 metri dalla partita. Arcieri, che personalità. Sì, lui si sente un leader in questa squadra, comunque che è una squadra ben strutturata, come dicevi tu, appunto con giocatori di esperienza da Ancona, lui da Fasano, pur essendo toscano. Nocelli, è una gran bella squadra questa di Cingoli. Carpi ha bisogno però di avere tranquillità, di giocare, tenere lunga e non avere fretta, perché abbiamo visto che la difesa di Cingoli non è impenetrabile. Kovacevic prova il tiro. Tiro un po' da rivedere. Sì, ma ho voluto esagerare, non ci stava, come dicevo prima, dobbiamo avere pazienza, anche perché è una squadra, quella di Carpi, che fino adesso non ha giocato tantissimo e di conseguenza ha bisogno di tranquillità e di attacchi un pochino più lunghi. E guarda qua Vito Vaccaro prova a fare difesa maschera, andare a marcare a uomo Samperio, non riesce a recuperare Samperio verso Mangoni. Mangoni, il pallonetto, che gol! Mamma mia, veramente... Cingoli è una squadra che sforna talenti, vediamo i vari Lorenzo Loncelli, Filippo Mangoni, Nucelli, comunque la squadra comunque punta molto sui giovani, ancora fuori per adesso la titolare che sarebbe Luca Matasevic, un giocatore che comunque ha fatto un'ottima stagione la passata stagione e comunque anche quest'anno ha iniziato molto bene. Cingoli comunque una squadra in crescita, ricordiamo viene dalla vittoria in casa, quella del Palacuaresi la settimana scorsa contro Modena. Attenzione qua, azione confusionaria a Malagola, va a tirare Gentilozzi, gli va in faccia, però 7 metri. Come ti è sembrata questa azione? No, è stata una bella azione, grande palla tenuta da Malagola, non era facile, è riuscito a tenerla, purtroppo non è riuscito ancora a metterla dentro, è stato sfortunato, ma prima o poi giocando così sicuramente avrà la soddisfazione del gol anche lui. Ora Vaccaro si porta sul dischetto del rigore e confidiamo che riesca a tenere la concentrazione e sangue freddo. 13 minuti e 16 passati di gioco. Vaccaro, una finta, Gentilozzi non la bocca e para Gentilozzi, anche una bella parata. Purtroppo sono stato profeta, un po' me lo sentivo, peccato. Comunque qua viene anche colpito l'arbitro perché va a toccare col piede. Ottima parata, è stato bravo a fare anche lui una finta e poi dopo deve tornare tra i pali.
e non farsi uscire, se no l'arbitro sta bene, si riprende. 7-8, non so se giocati, 13 minuti 17 di gioco, sempre Carpi avanti da 8-7. Però è una, come ti sta sembrando questa partita? Partita molto maschia, ottime difese, anche in attacco forse un po' Cingoli che ha sbagliato, però si sta riprendendo in questi minuti. Sì, purtroppo Carpi mi sembra che sia un po' affrettata nelle sue azioni, avrebbe bisogno un attimino di più tranquillità. Confido che comunque possano tenere, perché si vede che il materiale, il lavoro sta dando i suoi frutti, i Carpi sono sicuramente in crescita contro un'ottima squadra, perché è vero sì che sono giovani i ragazzi di Cingoli, però sono ottimamente strutturati, ottima tecnica, sono probabilmente tra i migliori in Italia in questo momento. E l'abbiamo predetto, è entrato Luca Matajasevic con nel ruolo di ala destra, e Mangoni spostato a terzino destro. Nocelli, però va via Chiere, Nocelli, va al tiro, Turini para, però sono a 9 metri, comunque è uscito anche uscite Diego Strappini, usciti Diego Strappini e Davide Campana. Nocelli prova una finta, scarica verso Mangoni, prova una serie di palleggi verso Samperi, scarica verso Arcieri, la palla va fuori, e ancora palla Cingoli, Samperi, Nocelli prova, scarica verso Samperio, non si fida, c'è Chiere che lo tiene, si carica in 4 più 2, prova Samperio verso Nocelli, prova ad andare via da solo, subisce un colpo. Attenzione, vediamo un attimo, sarà 9 metri, ancora 8-7 Carpi quando mancano 16 minuti e 30 al termine. Qua arriva un gran gol di Stefano Arcieri, sotto le gambe va a bucare Turini. Non ci può fare nulla il portiere della classe 1991, origine da Toscana. Carpi che in questi ultimi due minuti ha calato un po' intensità. Sì, non abbiamo tantissimi cambi e un pochino si soffre. E sono anche fortunati, sono stati... Ecco, qui una cinturata di Arcieri, vediamo se gli dà due minuti. Bravo l'arbitro che non si è fatto condizionato dal nome del difensore cingolese, ma una cinturata grande come una casa, due minuti ancora più meritati per il giocatore del Cingoli. Sì, però si riprenderà con 9 metri, Carpi che fino a 12.57 al termine si troverà a giocare con un uomo in più. Kovacevic a fare tutto da solo, Kovacevic, ed è buono, Nocelli ha subito un colpo al volto, quinto gol per lui, top scorer. Il giocatore originario di Fiume, insieme a lui Arcieri che ha già fatto 6 reti, 6 delle 8 reti che ha fatto il Cingoli portano la firma dell'ala sinistra di Teramo. Chieretine a uomo Nocelli, Mangoni prova a fare tutto, non scarica verso Matajasevic, 49 metri, viene placcato ancora Chiere su Nocelli che lo tiene a uomo. Mangoni, Samperio scarica verso Davide Campana, tornato in campo posto di Stefano Arcieri, prova Campana e sarà, non è, se vediamo, non è corner perché ha toccato Marco Beltrami. Comunque giusta l'idea di coach Emilio Bonfiglioli far giocare Chiere su uomo su Nocelli. Sì, giustissima, purtroppo però in difesa si continuano a commettere queste ingenuità qua. Loro si sa che applicano un gioco veloce e noi nelle situazioni di gioco fermo stiamo a dormire. Mi dispiace, bisogna un attimino che siamo un pochino più attenti a non lasciare queste situazioni al Cingoli. Ricordiamo, coach Sami Nezierevic non è stato in panchina perché ha preso il rosso in una trasferta di Teramo, perso la Tranquilla per 25-20. Qua arriva il primo gol di Matajasevic. Primo per lui, 4 su 4 per Cingoli dai 7 metri, il numero 6, il primo gol per lui. Luca Kovacevic, Vaccaro nel ruolo di centrale, Vaccaro tira, c'è sfondo, ma in un in più non si può fare una cosa del genere. Attenzione, qua Matajasevic va a perdere palla, viene messo giù e ha invasione in aria. Può ripartire Carpi, tra poco finirà l'inferiorità numerica. Giannetta ha superato Samperio con un avvitamento, poi va a tirare fuori. Pronto a tornare in campo in questo momento Stefano Arcieri. Mancano 12 e 42 al termine, 9 pari, partita molto equilibrata.
Sì, purtroppo con l'uomo in più, anziché rallentare e giocare a colpo sicuro, abbiamo fatto delle cose incredibili, un affrettamento di gioco che probabilmente non ci sta. Ora, bravissimo Kere che ha intuito il passaggio di noi. Sì, l'ha presa con lo stomaco. Poi arriva la partita per Giannetta. Scarica verso Vaccaro, non si fida fare tutto da solo, ma Beltrami. Vaccaro, Giannetta nel ruolo di terzino del sinistro, si vertice per con Vaccaro. E di nuovo con Beltrami che torna a fare il centrale. Giannetta nel ruolo di terzino destro con Kovacic a fare l'ala destra. Beltrami scarica verso Vaccaro. Giannetta scarica, non va la palla a Malagola. Brutta occasione persa, può ripartire 5 in contropiede. Arcieri, e Stefano Arcieri va a mettere il gol del più uno. E siamo già al settimo gol per Arcieri. Sì, a parte quello, Carpi che perde la palla in attacco, nessuno torna, un po' sulle gambe, questo non è un bel segnale, soprattutto quando mancano ancora 10 minuti del primo tempo e tutto il secondo tempo. Prima volta in questa partita Carpi in svantaggio, 10-9, era partita bene la formazione di coach Emilio Bonfile quest'oggi in panchina, ricordiamo, per l'espulsione di Ilic. E se qua di nuovo Carpi poi riparte palla, errore di Giannelli, di Vaccaro, Arcieri di nuovo, una finta, Arcieri va a mettere un gol bellissimo. Siamo già ottavo gol per Arcieri, già top. Time out Carpi. Sì, Carpi che purtroppo sta pagando la non abitudine a tenere e non riesce a stare in gioco, ha avuto un calo mentale e lo ha pagato immediatamente. Purtroppo evidentemente la condizione non è ottimale e Cingoli ne ha approfittato immediatamente. Sì, comunque ricordiamo oggi si è giocata la finale di Supercoppa italiana. Bolzano che ha vinto 24-23 in quel del Palace Steiner grazie a un'ottima prestazione di un super Mate Volarevic. Quindi Bolzano si prende il terzo trofeo della stagione, primo di questa stagione 17-18. Bolzano comunque si conferma anche squadra da battere. Assolutamente, anche quest'anno sarà un campionato a due tra Fasano e Bolzano, le due squadre meglio strutturate di tutto il campionato italiano. Pronti a ripartire quando mancano 11 minuti e 0-6 al termine. Più due Cingoli, è stato un mismatch di 2-0 micidiale con Stefano Arcieri che ha segnato due reti in giro di pochi secondi. Pronti a ripartire, Malagola. Beltrami. Vaccaro. Dentro Pivetta, anche se non è al meglio. Riccardo Pivetta comunque domani partirà per lo stagio della nazionale intera spagnola in cui affronterà due squadre, una squadra della Liga Sobale, poi il Malaga, nazione che durerà dal 21 al 28 ottobre, infatti settimana prossima il campionato riposerà, recupererà. Attenzione qua, mi interrompo perché Luka Kovacic va a mettere un gol bellissimo, il sesto della sua partita, però Cingoli non demorda, Nocelli qua cade, c'è infrazione di passi, può ripartire di nuovo Carpi, c'è da tornare a battere, già Luka Kovacic si era involato verso la porta difesa da Mario Gentilozzi. Ma cosa curiosa che Mario Gentilozzi nella partita di regular season giocata il 6 febbraio 2016 riuscì a fare un gol con un contropiede che bruciò la difesa di Carpi dell'allora formazione di coach Sasha Ilic. Beltrami nel ruolo di terzino adesso. Giannetta, Arcieri lo placca, difesa maschia quella da parte di Cingoli. Ancora mancano 9 minuti e 56, ancora più uno Cingoli. Marco Beltrami, serie di palle, ci prova ad andare, lo placca Mangoni, no, non lo lascia andare il classe 1999. Beltrami, Vaccaro, scarica verso Kovacic, c'è una finta, non va il tiro, ha perso di nuovo ancora palla, però riesce a recuperare. Difesa uomo, Beltrami scarica verso Vaccaro e c'è Strappini su di lui, che difesa maschia. Sì, Cingoli sta prendendo le misure sui nostri attaccanti, del resto Carpi mi sembra che stia un pochino rifiatando e si vede anche da questo, sta molto forzando e loro sono già in contropiede. Attenzione qua, Strappini prova, poi perde palla, può ripartire Carpi, Luka Kovacic comunque si è affrettato alla conclusione prima, scarica verso Giannetta, riesce a superare Nocelli, Kovacic va a fare tutto da solo, sarà 9 metri
Potete ripartire con questo 9 metri. Pivetta da indicazioni. Beltrami pronto a battere quando mancano 8 minuti e 49 al termine. Sempre più uno Cingoli. Beltrami. Luca Kovacevic, l'ex Arendal, nella passata stagione ha avuto pure l'opportunità di giocare un turno preliminare dell'HF, seconda massima competizione europea pallamanistica. Giù Vaccaro. Cioè, qua arriva la munizione verso Mangoni. Inizia verso Mangoni. Il primo ammonito della formazione di coach Nando Nucelli. Il terzo della partita, perché per Carpi sono già stati ammoniti Marco, il capitan Beltrami e Angelo Gianni Leonesi. Pronti in pratica dello spazzolone, poi si riprenderà con Carpi palla in mano. Quando mancano 8, non c'è 19 al termine. 11-10, Cingoli. Toma la gola con le mani, può passare sulle mani. Può passare sul pallone verso Kovace, scarica verso Vaccaro. Beltrami. Carica verso Kovace, non sa cosa fare la difesa dell'attacco carpigiano. Vaccaro viene messo giù. Dovrebbe essere due minuti per Filippo Mangoni, in precedenza munito proprio qualche istante fa. Pronto Carpi ancora a battere l'ennesimo 9 metri. Questo secondo me è quello che deve fare Carpi, avere pazienza, giocare, fare gravare la difesa avversaria di ammonizioni due minuti, perché è l'unico modo per poter scardinare la difesa del Cingoli, che è molto tosta. Kovacevic va a fare tutto da solo e questa volta gli riesce. Luca Kovacevic si va a riscattare dopo i due tiri non del tutto grandiosi. Settimo gol per lui. Sta facendo una guerra che per chi sarà il top scorer insieme a Stefano Arcieri. Nocelli. Arcieri. Kovacevic su di lui, schiera primo difensore, se ne prova l'avvitamento, non riesce, Kovacevic lo tiene bene. Ancora palla Cingoli. Botto il corner, Nocelli. Samperio, Chere che tiene a uomo campana. Nocelli, serie di palleggio, scarica verso capitan Samperio, verso l'Arcieri che esce, prova a fare tutto da solo, Arcieri va al tiro, Turini risponde da campione. Può ripartire Carpi quando manca 7-10 al termine. 11 pari, Giannetta. Subisce un colpo al volto da Turini. Attenzione, palla per verso Malagola. E Gentilossi ci va sul corpo. Attenzione, sarà 7 metri. Ottima azione qua di Carpi. Ottima azione. Purtroppo Malagola ha subito un brutto fallo da dietro, e che lo ha condizionato anche nel tiro, e ci ha rimesso anche il portiere del Cingoli, che ha preso veramente una pallonata in faccia non invidiabile. Due minuti per la seconda volta ad Arcieri, perché è lui, bravo l'arbitro, che ha colpito Malagola in fase di tiro da dietro, ed è questo un due minuti importante, perché potrebbe condizionarlo per il resto della partita, che è ancora lunga. Ed è sicuramente il giocatore in questo momento più importante di Cingoli. Sì, certo, non è proprio il massimo ritrovarsi con già due minuti quando mancano dopo 24 minuti di gioco, 23 minuti di gioco. Ancora pratica dello spazzolone, poi si andrà all'esecuzione del 7 metri. Ancora anche Gentilozzi, subito anche lui il colpo, l'ha sentito anche lui. Pronto ad andare Luca Kovacevic per il gol del più 1 del 12-11. Ancora Nocelli e Giannetta parlano tra di loro. No, ce la fa, non esce Mario Gentilozzi, non demorde. Pronto a tornare tra i pali, portiere originario di Bologna. Kovacevic contro Gentilozzi, e va diretto Kovacevic, il gol del più uno. Carpi si riporta avanti. Sì, partita tosta, ma vediamo che se Carpi ha pazienza i gol arrivano, e arrivano in modo corretto. Ora vediamo se riuscirà a sfruttare questa superiorità numerica, a differenza di quello che è capitato in precedenza. Tempo è entrato Russo nel ruolo. Attenzione Nocelli che viene tenuto a uomo, però se lo perde Chere. Campana perde palla. Attenzione, arriva la munizione per Chere. Comunque ricordiamo è entrato nel ruolo di terzino destro Russo. Se arrivano ancora proteste. Russo, Campana, Samperio, ancora Nocelli che arriva, va via Chere, però verso Samperio. Aggancia con fatica Nocelli, prova.
E Vaccaro lo tiene, i due si conoscono molto bene. Pronto di nuovo a entrare Mangone, finisce l'esclusione di due minuti. Attenzione, ancora si deve ripetere la battuta, non eseguita correttamente. Fai verso Russo. Attenzione, l'arbitro ferma il tempo, non si capisce cosa sta succedendo. L'arbitro che fisca un in 3x2. Russo. Campana. Tenuto ancora a uomo da Chiere, prova Nocelli, scarica verso Campana. Non può fare nulla, palla verso Nocelli, prova il sottomano e c'è la difesa di Carpi. Che gran difesa di questa azione da parte di Carpi. Ma non manca 5 minuti e 24 e 23 al termine, più uno Carpi. Pivetta. Entra al posto di nuovo per la fase d'attacco al posto di George Chiere, l'ex Casalgrande. Kovacevic. Vaccaro fa una finta, non passa Beltrami e la palla non arriva a Giannetta, recupera Samperio, può ripartire Cingoli con Campana, tutta birra Campana, arriva dalla traversa, riprova Russo e qua c'è il gol, primo gol per il numero 23. Non torniamo, ce l'hanno fatta essere, loro sono uno in meno, erano due in attacco e c'era solamente un difensore del Carpi. Non va bene assolutamente fatta in questa maniera qua, bisogna sacrificarsi di più e avere fiducia anche che nella panchina possa venire a dare supporto. Beltrami, Vaccaro, scarica verso Beltrami, esce Pivetta, la palla verso Kovacic in un modo incredibile, a mezza altezza. Pivetta a più di un metro da terra, riesce a prova a fare tutto da solo, lo scarica verso Vaccaro, da verso Giannetta, va al tiro Giannetta! Che bellissima azione! Un 1-2 Vaccaro Giannetta, perfetto! Il gol del 13-12. Ma che fatica però, una cosa molto difficile quello che hanno fatto, pur essendo in uno in più, Carpi ha fatto molta fatica, però giocando, lavorando e con la pazienza il buco si è trovato. Bene Carpi che si è riportato sopra, ma deve continuare in questa maniera qua, sacrificio e pazienza. Qua il 5 che ha sbagliato il gol del 13 pare, che poi è arrivato anche, dovrebbe essere lo sfondo, non l'abbiamo capito bene. Beltrami, Kovacevic, prova a fare tutto da solo, scarica di nuovo verso Giannetta, non va al tiro, scarica verso Vaccaro, prova una serie di palleggi, di nuovo verso Giannetta, va al tiro Giannetta, il tiro è alto fuori. Per ripartire Cingoli, qua rischia un attimo perché c'è Giannetta su quel Campana, Nocelli, scarica verso Russo, Pivetta lo tiene a uomo, non lo fa proseguire, come un pitbull. Campana verso Nocelli, prova a fare tutto da solo, Nocelli va al tiro e c'è il primo gol per l'ex. E poi arriva anche la munizione per Giannetta, primo gol per l'ex, 13 pari. Quando mancano 2 minuti e 57 al termine. E la seconda munizione per Giannetta. Si è pronto a entrare Andrea Santilli, l'ex Albatro Siracusa. Fuori dovrebbe andare. Vediamo, dovrebbe andare fuori. Va fuori Giannetta. Sì, va fuori Giannetta. Santilli nel ruolo della destra. Tempo comunque continua a scorrere, mancano 2 minuti e 42, sempre a 13 pari come primo tempo, ormai che siamo alle battute finali, partita molto maschia. Sì, Giannetta è uscito perché ha preso un 2 minuti e l'allenatore ha deciso di giocare in questo momento senza pivot, inserendo Santilli al posto di Malagola. E c'è un problema adesso con il cronometro che non si era interrotto nel momento in cui è stata data l'esclusione a Giannetta. Ripartiamo, si ripartirà con Carpi in attacco fronte ai due capitan Beltrami a colloquio con il possente terzino destro Luca Kovacevic, ex Arendal, pronti a ripartire. Beltrami, Caro, Cingoli con l'uomo in più fino a quando mancheranno 42 secondi al termine. Pivetta, Carpi qua deve stare attento in queste ultime fasi. Beltrami non si fida di scaricare verso Kovacevic, lo dava Caro a Kovacevic, ancora scambiano i due, palla verso Pivetta, prova a scaricare verso Kovacevic, l'aggancia con fatica, la palla verso Beltrami, che gran rete, grande palla di Vito a Beltrami che nel suo ruolo naturale
Purtroppo adesso subiamo come al solito la seconda fase del Cingoli, che appena subiscono gol sono prontissimi a riportarsi in attacco, e rigore penso sacrosanto per Cingoli. Però che parata quella di Turini col tacco. Però adesso però Thomas Turini pronto a uscire dentro il giovane, il classe 1999 mantovano Nicola Lonardi, dalla passata stagione tra qui Embolcarpi fino a quella formazione Under 20 e poi la prima squadra. Arcieri contro Lonardi e va a prendere la traversa, la riesce a prendere Carpi ancora sopra, di nuovo dentro Turini per ripartire Carpi quando mancano 2 minuti e 2 secondi al termine, sempre 14-13 davanti Carpi. Vaccaro nel ruolo di centrale, non si riscambia ancora con Vaccaro di posizione, piccano ancora un minuto in filtro numerica. Vaccaro di nuovo verso Beltrami, viene messo giù, viene messo giù e c'è 2 minuti per Russo. Cingoli che chiuderà la partita, la prima frazione in inferiorità numerica. Scuso il numero 23, Russo. Pronto, dovrebbe essere andare sul... No, un semplice 9 metri. Quindi squadre che per un minuto saranno in parità numerica. Oh. Se si aspettava un 7 metri al posto di un 9 metri. Sì, anche perché il fallo era molto evidente, Beltrami era sulla palla ed è stato trattenuto in modo irregolare dal difensore del Cingoli. Sono molto smaliziati questi difensori, soprattutto adesso che sono entrati in partita anche loro e fanno molti falli, anche adesso hanno preso Kovacevic da dietro. Non se l'è sentita l'arbitro di dare un 2 minuti perché che forse ci poteva anche stare anche in questo momento. Pronto, ancora palla, Carpi in attacco. Pronto Beltrami a battere, scarica verso Kovacevic, Vaccaro, Riccardo Pivetta, il top scorer attualmente in questo momento del campionato, inizio di stagione supera per Riccardo Pivetta, palla verso Kovacevic, scarica verso Beltrami, bravo. Beltrami, più 2 Carpi, 13-15, che bel primo tempo, molti gol. Sì, se Carpi potesse schierare i suoi giocatori nei ruoli effettivi sicuramente sarebbe un'altra squadra. Ci manca qualche giocatore, soprattutto lì fuori dove abbiamo solamente Kovacevic che fa gioco e gli altri che si adattano a fare del loro meglio, e stasera con buoni risultati per fortuna. Però è scaduto il 2 minuti, infatti dentro George Keren, Carpi si crede in 5-1, prova Nocelli a fare tutto da solo, va al tiro, che bel gol, lo va a mettere, va a togliere la ragnatela, c'è 2 minuti per Kovacevic. No, perdono, per Santilli. Che bel gol quello da parte dell'ex Carpi. Sì, sta facendo vedere tutto quello che l'anno scorso Carpi non ha fatto vedere, purtroppo, mi dispiace dirlo. Un gran bel giocatore, probabilmente non si è ambientato l'anno scorso a Carpi. Peraltro l'anno scorso ha avuto un infortunio che lo ha condizionato praticamente tutto il campionato. Sì, Lorenzo Nocelli ha passato un anno molto sfortunato. Quelle 2 squadre chiuderanno il primo tempo in parità numerica, in 5 contro 5, di nuovo dentro Giannetta, senza pivot sempre Carpi, 16 secondi al termine, 15-14 Carpi, Kovacevic, vado verso Vaccarico, verso Pivetta, che gol! Mamma mia che gol, a mezza altezza, un passaggio fenomenale, proprio quando c'è, gli scarica verso Strappini, Turini para, e poi va a tirare Giannetta, provando a fare gol. Che bel primo tempo, un modo migliore per chiudere non ci poteva essere. Non ci poteva essere, bellissimo il gol di Pivetta e bellissima la parata di Turini. Bene Carpi, speriamo che riesca a tenere, deve continuare così, pazienza, le premesse ci sono finalmente. Lorenzo De Rizzo per adesso è tutto, linea di regia. Un finale di partita che bello, Cioè, però gli arbitri devono stare attenti perché battono, che sono già di là solo, anche adesso. Ripartiamo con un uomo in meno ancora per un minuto, sì. E qualcosa. Sì, sì. Bentornati amici sportivi della palla a mano, sempre qua da Lorenzo Delizia e Davide Bonfiglioli per questo secondo tempo che si preannuncia incandescente con Carpi alla ricerca dei suoi primi punti di questo campionato. Con 5 in attacco, Nocelli, Campana. Prova Nocelli ad andare, scarica verso Campana, c'è fallo. Finisce il 2 minuti che era iniziato inizio primo tempo per Cingoli, scarica verso Campana. Nocelli, va via Giannetta, scarica verso Samper, fa tutto da solo.
E arriva il gol del capitano, il gol del meno 1. 16-15. È il primo gol per il capitano Thomas Samperio, il numero 13. Pivetta. Vaccaro. Marco Beltrami. Kovacevic. Carpi senza pivot. Giannetta scarica verso Kovacevic. Marco Beltrami, serie di palleggi, scarica verso Vaccaro. Kovacevic scarica ancora verso Vaccaro, esce Pivetta, non uno contro uno, scarica verso Vaccaro, verso Kovacevic, da Giannetta, azione un po' confusionata, sarà ancora palla Carpi. Kovacevic verso Vaccaro, non si fida a tirare, prova ancora, c'è il passivo, bisogna andare al tiro, viene messo giù Beltrami. Ci arriva una chiamata dall'arbitro. Sì, Carpi che ha cominciato con l'uomo in meno e adesso sta faticando in attacco. Ora siamo sotto passivo, speriamo di riuscire un attimino a fare una combinazione che credo che porterà al titolo sicuramente Kovacevic. Sì, Luca Kovacevic comunque nel primo tempo che ha sbagliato molto poco, autore già di 8 reti, si contende lo scettro di top scorer insieme a Stefano Arcieri, anche lui autore di 8 gol qua verso Kovacevic. Oh, era arrivato il gol, era arrivato il gol. L'arbitro non dà il vantaggio. Dentro finisce l'esclusione, Carpi di nuovo con l'uomo in più. Pardon, prova Kovacevic, il tiro sarà corner. Pardon, ancora di nuovo in parità in campo tra le due formazioni. Pivetta, subito verso Beltrami, prova il tiro Beltrami, ancora murato. Sarà ancora corner. Ora pronto Pivetta a batterlo con Samperio su di lui. Vaccaro, però è sotto mano, va a finire. C'è il muro di Campana, può ripartire Cingoli, palla verso lunga verso Arcieri. Arcieri, che pallonetto al bacio. Bellissimo la seconda fase, purtroppo Carpi è stata costretta a forzare. Vaccaro si è fatto male nell'azione precedente, ha subito un colpo allo sterno che lo ha lasciato senza fiato in questo momento. Tant'è che Pivetta gli dice un attimino di andare a prendere fiato all'ala. Ora Carpi tornato in parità numerica e anche in parità di risultato, 16 pari con uno score di 2-0 per Cingoli in questo inizio di secondo tempo. Bene Pivetta, sarebbe forse rigore perché il difensore avversario ha difeso in area. Comunque un vito Vaccaro Iron Man perché è stato operato da poco al tendine d'Achille, già in campo, parla verso qua verso Giannetta, prova Giannetta, va a finire. Tira addosso al Gentilotti sul primo palo, può ripartire Cingoli, Campana, prova a fare tutto da solo, scarica verso Samperio, che si beve Pivetta, va a mettere il gol del più uno del vantaggio del Cingoli, 16-17 per i marchigiani, secondo gol del capitano, Pivetta che l'ha lasciato sul posto e Turini non ci ha potuto fare nulla, Kovacevic, Vaccaro. Beltrami, doppio pivot per Carpi. Beltrami, Vaccaro, scarica verso Kovacevic. Prova il tiro, che gol di Luca Kovacevic. Finalmente Carpi esce dagli spogliatoi e fa vedere qualche cosa. Ora solito attacco veloce di Cingoli che ci trova per l'ennesima volta impreparati. Stavolta quasi Turini ce l'aveva fatta a rubare il tempo ad Arcieri, ma nulla di fatto, Cingoli che torna in vantaggio più uno. Arcieri che zitto zitto, già ha realizzato 10 reti, staremo a vedere arrivare alla fine della partita quanti ne realizzerà. Dei 18 gol fatti, 10 realizzati dall'ex Fasano, Beltrami, Vaccaro, ma la gol ha tenuto da Filippo Mangoni, scarica verso Vaccaro, Kovacevic, Marco Beltrami, esce Malagola, scarica verso Kovacevic. Kovacevic, è una bordata verso la porta, e anche lui va in doppia cifra, decimo gol per lui. Qua Cingoli prova a fare Davide Campanato da solo, c'è il muro di Vaccaro, che errore di Vito Vaccaro della difesa di Carpi, che brutta ingenuità. Sì, è stata un'ingenuità, non si era accorto che era da solo, poteva prendere tranquillamente la palla in mano, la spinta verso il compagno che invece non se l'aspettava. Abbiamo perso malamente una palla, 18 pari, sono queste ingenuità quelle che ci fanno pagare fino adesso questo risultato, che altrimenti avrebbe potuto essere ben diverso e ben più tranquillo. Cingoli sempre attento invece. Nocelli va al tiro, c'è il muro di Beltrami, un muro maschio. Sta
Viale Beltrami di no. Arcieri, la serie di palleggi. Palla verso Nocelli, prova a fare tutto da solo, scarica verso Strappini, Turini col piede, però c'è 7 metri. 5 e 30, 23 all'inizio della seconda frazione, 18 pari, come ci sono sembrati questi 5 minuti scarsi. Sì, purtroppo Carpi ha tardato a entrare in partita, sta facendo fatica in questo secondo tempo. Anche adesso in difesa poteva fare sicuramente meglio, si è fatta trovare impreparata. Lorenzo Nocelli contro Turini, e Turini la prende col piede, dice di no Lorenzo Nocelli, e tiene il punteggio in parità. Cova. Abbiamo bisogno anche del portiere, meno male che Turini sta facendo veramente bene oggi, speriamo che riesca a continuare così e soprattutto dia il suo contributo come può dare. Beltrami, Kovacevic, scarica verso Giannetta. Beltrami, andiamo verso Kovacevic. Kovacevic, neanche fortunato qua perché Gentilozzi aveva intuito dove sarebbe andato il tiro. Sì, ha piegato le mani, ma come al solito, sempre questa rimessa veloce che non riusciamo, sulla quale non riusciamo a prendere le misure. È importante svegliarsi perché altrimenti diventa molto dura. Ora Pivetta è andata a forzare quando non c'è bisogno, quando bisogna avere pazienza, perché la velocità privilegia loro che sono abituati a giocare in questa maniera supersonica. Per fortuna Nocelli, dopo aver sbagliato rigore, ora sbaglia anche questa seconda fase. Speriamo che anche loro comincino a sentire un po' la fatica, perché stanno veramente andando a 300 all'ora. È un Cingoli molto veloce, a tutta birra. Giannetta. E comunque sentite l'incitamento del Palavallauri. Baccaro, Beltrami, Giannetta. Beltrami, serie di palleggi, scarica verso Baccaro. Giannetta, ancora verso Beltrami, c'è lo scarico. Prova Beltrami, di nuovo verso Baccaro. Di nuovo verso Giannetta. Fa un po' di confusione, prova Giannetta, prova ad andare al tiro. Recupera Malagola e poi prende la traversa. E va in aria. Può ripartire Cingoli. Molto bravo Kovacevic a intuire il passaggio di Nocelli verso Arcieri. Campana poi scarica verso Nocelli. Qua va a mettere un gol bellissimo. A parte quello che Lorenzo Nocelli, comunque una Carpi seconda fase molto da rivedere. Sì, evidentemente non ha il minutaggio ancora nelle gambe Carpi, in questo momento sta pagando. Beltrami in questo momento è arrivato in ritardo su Nocelli e purtroppo paga con un due minuti che metterà in difficoltà Carpi, perché in questi due minuti Carpi, oltre ad essere sotto di un gol, sarà anche privo di un giocatore. Santilli in questo momento va a dare un po' di fiato a Giannetta e ribadisco, bisogna 20-19 il risultato, e bisogna giocare con pazienza, stare lì, non avere fretta. 7:50 all'inizio della seconda frazione, 20-19 Cingoli, comunque una partita molto equilibrata, si scandisce sul gol, per un gol a parte su ogni azione. Pivetta nel ruolo di centrale in questo momento, Carpi senza la sinistra. Baccaro scarica verso Kovacevic, andiamo verso Pivetta, aggancia verso Malagola, e qua arriva il 2 minuti e 7 metri, 2 minuti dovrebbe essere per, vediamo un attimo, dovrebbe essere per Davide Campana. E c'è anche la munizione a coach Nando Nocelli per proteste. Adesso. Pronto Luca Kovacevic contro Mario Gentilozzi dopo la pratica dello spazzolone. Pronti anche ad aggiornarvi comunque sui risultati in questo momento. Modena sta dicendo 16-10 per Romagna. Di altri campi, ricordiamo comunque Bolzano che quest'oggi qua del Palagastagna era in casa, ha battuto la Junior Fasano con il risultato di 24-23, aggiudicandosi così il primo trofeo della stagione. 17-18 qua Kovacevic, Gentilozzi a bocca e va a mettere zitto il 12° gol. Se la giocano Arcieri e il sopracitato Luca Kovacevic, lo scelto di capocannoniere. Partiamo anche dal girone A.
Mauro avanti dopo al decimo del secondo tempo, 17-14 contro Trieste. Vittoria per Merano dopo 8 minuti del secondo tempo contro Brixen, 16-13. Mezza Corona che perde in casa contro Bressano. Sono passati 11 minuti. Poi vittoria del Noci contro il Fondi all'intervallo 16-11 per gli uomini di Notarangelo. Poi vittoria del Brixen. E per te comunque arriva il gol del Cingoli. Vittoria del Brixen per adesso. Per essere le partite ancora da giocarsi. Ripartire Carpi, comunque 21-20. Ancora Cingoli avanti. Albatros Siracusa 34-20, una goleada da parte degli uomini di Vinci, 36-22, l'ennesima goleada da parte del Benevento Valentino Ferrara. E poi Modena che batte 28-21 Romagna che sarà il prossimo avversario tranquillo in Bolcarpi, in quella della Palacavina nel turno infrasettimanale che si giocherà il primo di novembre. Baccaro. 9 e 40 scorsi, più uno cingolo, Kovacevic va a tirare alto, però viene placcato, quindi sarà toccato, quindi sarà 9 metri. Temporaneo di nuovo in campo Giannetta nel ruolo di centrale, Kere nel ruolo di ala sinistra, Pivetta a rifiatare fuori. Si era andare al tiro per così passivo. Vaccaro subisce il colpo. Vaccaro ancora palla Carpi. Pronto Malagola verso Vaccaro, scarica verso Giannetta verso Kovacevic, dal pallone dietro la schiena verso Santilli. Che bella azione corale da parte quella parte di Carpi, azione riuscita perfettamente. Gran passaggio di Kovacevic sotto le gambe in salto, meraviglioso, veramente. Vaccaro buca e per fortuna sbaglia Cingoli. Parità. Col proprio capitano, ancora 21 pari e che azione. Time out Carpi. Sì, un'azione che ha ridato morale oltre che alla squadra carpigiana, grande Terraquiglia, anche al pubblico. Volevo veramente dire che ho visto una gran bella azione. Eh sì, una gran bella azione, azione corale riuscita nei minimi dettagli. Partita comunque molto equilibrata, sentite anche il palo al lavoro in fermento da parte dei supporters della formazione emiliana. Vedete tornare in campo e si dovrebbe riprendere con Carpi in avanti. Carpi determinata. Sì, eravamo abituati a vedere delle riprese di Carpi veramente allucinanti, invece oggi stiamo tenendo, finalmente si vede una squadra che sta diventando tale. C'era bisogno di tempo perché, come ho detto già da tempo, è una squadra in costruzione, molti giocatori erano anni che non giocavano esterni, ma il lavoro sta cominciando finalmente a vedersi. Pronti a ripartire quando sono passati 10 minuti e 17 all'inizio della seconda frazione. Ancora regime di parità, 21 pari. Pronti a ripartire con Carpi in attacco. Appena l'arbitro arriva alla fiscale dell'area. Pronto a ripartire Pivetta. Vaccaro. Scambia di posizione Pivetta in questo momento, ruolo di terzino sinistro. Giannetta nel ruolo di centrale, fuori Marco Beltrami per rifiatare un po'. Giannetta, una serie di palleggi, scarica verso Pivetta, che poi va a scaricare verso Kovac, che dopo la palla a Malagola, però non riesce a trovare l'attimo giusto per ripartire Cingoli. Palla verso Mangoni, e tu per tu con Turini. Turini, che gran parata micidiale, grandissima parata da parte del portiere toscano. Sì, sta tenendo lui in partita Carpi, perché ultimamente ha fatto veramente delle gran belle parate. E bisogna che però abbia l'aiuto anche dei suoi compagni, perché non possono i giocatori del Cingoli sempre trovarsi davanti a lui da soli senza essere contrastati. Vaccaro, Riccardo Pivetta, Giannetta va a tirare di potenza, Gentilozzi para per ripartire Cingoli con Arcieri, con la scarica verso Nocelli, fa tutto solo Nocelli, e Nocelli ancora Turini, c'è ancora la parata di Thomas Turini. Incredibile, sta passando veramente un momento di concentrazione estrema, sta mettendo molta difficoltà e molta pressione agli attaccanti cingolesi,
che cominciano a mancare, oltre che di lucidità un pochino, speriamo almeno, anche di sicurezza quando vanno a tirare. Grande prestazione del portiere della Terraquiglia. Panchina del Cingoli un po' in fermento, tutti alzati, il coach Nando Nocelli va a dire qualcosa all'arbitro. Okay. Ottimi minuti per Carpi, sia in attacco sia in difesa, complice Thomas Turini in grandissima forma, per adesso c'è un'ottima partita del portiere, classe 1991. Si prenderà sempre con Carpi in attacco. Andiamo a rivedere lo starting 7, Turini tra i pali, Giannetta e la Caro Leali, terzini sono Pivetta e Kovacevic, ce l'ha. Il centrale, pardon, l'ala destra è Santilli, invece il centrale è Angelo Giannetta. Invece Cingoli si schiera con Gentilazzi tra i pali, Samperio, Mangoni, Campana, Nocelli, Russo e Arcieri. Ancora fuori il numero 19 di Cingoli, che ha preso un brutto colpo. Si tratta di Diego Strappini, pronti a ripartire. Sono scorsi 12 minuti di gioco, 21 pari, partita molto equilibrata. Giannetta, Pivetta, sì, scarica verso, questo momento verso Pivetta, che poi scarica verso Kovacevic, Russo su di lui, prova Pivetta, scarica di nuovo verso Giannetta, va verso Vito Vaccaro. Vaccaro! Che gran gesto tecnico da parte del giocatore originario di Alcamo, lo va a mettere sopra la testa. Qua Russo prova a liberarsi, prova a far tutto da solo, c'è sfondo per ripartire Carpi, il pallone del più 2. E già ragionarci sulla squadra carpigiana. Sì, la Terraquiglia ha sicuramente due delle ali alla mano più forti d'Italia. Uno è Riccardo Pivetta e l'altro è Vito Vaccaro, e quando vanno a tirare dalla loro posizione la differenza si vede il talento e si vedono sempre delle bellissime giocate. Giannetta, Kovacevic, ancora verso la Giannetta. Per Pivetta, scarica di nuovo verso Giannetti, subisce un colpo, Vaccaro prova a farlo solo, viene messo giù e c'è Passi. Campana non si la sente di lasciare lungo, ma la gola va su Samperio, va sulle barriere, molto maschio Francesco Malagola questa occasione. Cingoli temporeggia per rifare un po' l'idea. Mangoni, Samperio, scarica verso Russo, non c'è ritenuto a uomo da suo amico Riccardo Pivetti. Russo prova il sottomano, il tiro va fuori, può ripartire Carpi. Mancano quasi un quarto d'ora al termine, ci avviciniamo verso il secondo giro di boa. Giannetta pronta a ripartire, Carpi, Santilli tocca verso Kovacevic, Giannetta, Riccardo Pivetta, Giannetta, Kovacevic, Giannetta, di nuovo verso Pivetta, pardon, Kovacevic, non esce Santilli e c'è Passi, che ingenuità. Purtroppo Santilli ha ritardato a salire e Kovacevic si è trovato in difficoltà, peccato, poteva essere l'azione del più 2 e adesso invece ci troviamo a giocare l'azione del pari per Cingoli. Teniamo in difesa e continuiamo con la nostra 5-1 con aggressiva sul centro da parte di Riccardo Pivetta. Nocelli, Russo si mette a fare il pivot. Nocelli nel ruolo di terzino sinistro, prova ad andare via Giannetta, subisce pure fallo Nocelli, Giannetta lo tiene a rimorchio come un pitbull. Samperio scambia di posizione con Nocelli, Nocelli in questo momento nel suo ruolo madre, cioè il centrale, prova Samperio, c'è la parata di Turini, poi va Russo e fa gol. Si mette anche un po' la sfortuna in questa occasione. Non siamo proprio fortunati, la palla è andata proprio in mano al pivot e adesso va Caro nel fermarsi, probabilmente commette qualche passo in più. Si scontrano adesso due giocatori in mezzo al campo che non si sono visti, uno Giannetta e Arcieri sono rimasti al suolo. Arcieri in questo momento è la spalla operata di Giannetta, la spalla destra operata da Giannetta quest'estate. Si è scontrato con Stefano Arcieri, Carpi che ha perso palla, ha fischiato passivo. Continuiamo a commettere troppe ingenuità, anche in questo momento
con la difesa schierata Vaccaro non aveva assolutamente bisogno di dover andare a pressare così in profondità la difesa. Doveva assolutamente temporeggiare. Ma manca un 14:57 al termine, abbiamo superato il quindicesimo di gioco, 22 pari, pronto Kehre in difesa, che dovrebbe riprendersi con Carpi in attacco. Attenzione, ancora non c'è Nanno Doncelli, il coach del Cingoli, a parlare con il signor Bazzanella. Ricordiamo ancora comunque Carpi dopo questa giornata andrà a fare visita a Romagna, che punta molto rimaneggiato con molti giovani, via Davide Bolzanini che ha sposato, è andato a giocare in Francia in seconda divisione, storici giocatori come Rinaldo Ceroni, Daniele Rossi, Fratelli Folli che sono andati in quella di Faenza a giocare in A2. Erano le due squadre che fino all'anno scorso si davano battaglia fino alla fine per la testa del girone B. Sì, quest'anno le cose sono molto cambiate per entrambe le società. Diciamo che forse Terraquiglia sta dimostrando di avere qualcosina in più. Adesso Kehre ha subito un fallo che poteva anche essere sanzionato in modo peggiore dagli arbitri perché stava quasi andando dentro. Kovacevic! Mamma mia che gol! È una bordata verso la porta! Dobbiamo dire santo Kovacevic stasera, veramente un Kovacevic ispirato sul quale Cingoli sta facendo fatica a trovare le giuste contromisure. Purtroppo loro con questo gioco veloce ci puniscono sempre, tutto il tempo che stiamo punendo, ci stanno punendo in questa maniera e usciamo un po' troppo a vuoto. Infatti arriva anche il gol di Filippo Mangoni, comunque zitto Luca Kovacevic, si è portato già 13 reti, Stefano Arcieri fermo a 10. Kovacevic verso Vaccaro, c'è una scarica verso Kehre, una brutta palla, non riesce a dare verso Kovacevic, può ripartire Cingoli, 23 pari quando mancano 12:33 al termine. Nocelli, serie di palleggi, prova a fare tutto da solo, prova il tiro, che bel gol, gran gol, c'è poco da dire. Carpi che perde ingenuamente una palla in attacco e viene immediatamente punito da una difesa un po' troppo morbida. Pivetta che era nel ruolo di alla sinistra, Vaccaro a fare il centrale fuori Giannetta, ma la gola ha tenuto da Nocelli. Vaccaro verso Pivetta, prova il tiro Pivetta, Gentilozzi con le gambe, va a parare, può ripartire Cingoli, temporeggia Samperio, Pivetta rimane a terra, Nocelli supera Giannetta con facilità, Samperio Pivetta lo va a placcare, però verso c'è da ribattere, subito va provato in velocità Cingoli con l'ex ancora Davide Campana. Pivetta che si tocca la testa, rimane a terra Pivetta, si tocca la testa Pivetta, 12. E purtroppo Giannetta si è fatto dare 2 minuti per proteste perché gli arbitri. Time out Cingoli. Per proteste no. In un momento in cui non ci voleva, ma purtroppo il momento in cui bisogna stringere commettiamo dell'ingenuità, dobbiamo, ribadisco, avere pazienza, la partita è ancora apertissima, c'è solamente un gol da recuperare anche se la palla in questo momento è in mano a Cingoli. Sì, pronti a ripartire quando mancano 12:45 al termine, 24:23 per i marchigiani. Comunque la partita nel suo complesso si gioca sul filo dell'equilibrità. Sì, la partita è equilibrata, va mantenuto il punteggio in equilibrio fino alla fine se vogliamo credere ancora di poter fare il risultato e avere pazienza, soprattutto portare un pochino di gioco, pazientare, fare il nostro gioco. Sappiamo che siamo fuori posizione, siamo fuori ruolo, tutto quello che vogliamo, ma stiamo lavorando per migliorare i risultati. Si vedono rispetto all'inizio di campionato, la squadra è molto cresciuta, ora è il momento di stringere però e di stare lì con la concentrazione e fare fatica. Sì,
Termina con Cingoli in attacco, Strappini col pallone, viene battuto 9 metri. Samperio, Campana nel ruolo di centrale. Nocelli, Davide Campana, l'ex Ancona. Campana, scarica verso Nocelli. Una serie di finte, verso Campana, verso ancora verso Nocelli, Samperio. Strappini tenuto, Nocelli. Che passivo, perde, recupera ancora Samperio, va a carro come un animale, lo va a mettere giù. Comunque siamo ai limiti della regolarità, Nocelli scarica verso Campana. Campana! Arriva il palo, fortunata qui la formazione emiliana. Può ripartire, quando mancano 12-6 al termine, 24-23 ancora per Cingoli. Kovacevic. Beltrami. Vito Vaccaro. Marco Beltrami. Serie di palleggi, scarica verso Kovacevic, palleggia, scarica verso Vaccaro. Viene messo giù Kovacevic, palla verso Pivetta. Non riesce a recuperare Beltrami, poi viene messo giù. Ottima azione Pivetta. Molto ispirato quei passaggi quest'oggi. La sinistra. Sì, però la maglia di Beltrami è un miracolo che non si sia stracciata in questa situazione, perché aveva due giocatori, uno che lo tirava davanti, uno che lo tirava da dietro, e credo che solo gli arbitri non l'abbiano visto. Non si può fare, bisogna giocare di gambe, ma non di mani, non tirare, altrimenti Beltrami probabilmente avrebbe potuto anche essere più pericoloso. Riga dello Spazzoni, poi si riprenderà con Carpi, pronto a battere il 9 metri. Beltrami con la palla in mano, pronto a dare verso Riccardo Pivetta. Sì, ed è così, da verso Riccardo che Pivetta, che poi poggia verso Luca Kovacevic. Pivetta nel ruolo di centrale, senza alla sinistra Carpi, ricordiamo ancora gente fuori. Se Kovacevic perde palla, che ingenuità. Può ripartire Cingoli, brutta ingenuità qua in questa azione. Purtroppo la palla è scivolata e veniamo salvati da Santurini, che veramente sta mantenendo in vita Terraquiglia. Bisogna però fare qualcosina di più, anche avere qualcosina di più anche dal resto della squadra. Imperio, c'è sfondo, può ripartire Carpi, temporeggia Marco Beltrami. Vito Vaccaro non si fida di lanciare lungo verso Andrea Santilli. Azione Beltrami, quasi si dimentica palla, mettendosi a protestare di nuovo dentro Carpi con lui in più. Dentro Francesco Malagoda. Beltrami. Pivetta fa di nuovo cambio con Vaccaro, di nuovo Vaccaro nel ruolo di ala e Pivetta nel ruolo di terzino. Beltrami scarica verso Kovacevic, di nuovo verso Beltrami, e c'è sfondo ancora, un'azione buttata via da parte di Carpi. Samperio verso Davide Campana, però una serie di finta da verso Arcieri, e che gran gol, difesa un po' che ha lasciato molto a desiderare. Ma sì, perché lasciamo tirare i giocatori più pericolosi di Cingoli, è proprio voglia di volersi fare del male. Facciamo tirare quelli che non sono abituati a tirare, facciamo una difesa più aggressiva su quelli buoni e lasciamo giocare quelli che non sono buoni. Una volta si faceva così, credo che si faccia così anche oggi. 9.50 al termine, 25-23 per Cingoli. Pivetta, attenzione, vediamo un attimo, la palla sembra essere entrata dentro. Ci sono le proteste, dovrebbe essere gol. Se vediamo, è entrata, da quel che abbiamo visto qua la nostra postazione, è entrata dentro. No, anche secondo me è entrata dentro, il portiere non c'è mica arrivato, l'ha appena toccata ma non è riuscito. Ecco, infatti gli arbitri si sono accorti, purtroppo c'è un buco nella rete e hanno convalidato. Confondere. Sì. E dovrebbe essere il gol convalidato, quindi dovremmo portarci sul 25-24 per Carpi. Sì, pardon, per Cingoli. Sì, fatti così, arriva la notifica, arriva il gol numero 24 da parte di Carpi, quindi per Riccardo, e arriva il gol numero 1, il primo gol della partita per Riccardo Pivetta, per il top scorer del campionato. Primo gol, non in giornata quest'oggi. Ricordiamo pure lo scontro che si è fatto male durante la sessione di ieri sera, l'ultimo allenamento della settimana. Ricordiamo Riccardo Pivetta che domani partirà per la nazionale, per lo stagio da domani fino al 28 di agosto. Infatti ricordi dal campionato che settimana prossima avrà la seconda parte di questo mese di ottobre. Si riprenderà con Cingoli in attacco quando mancano 9.43 al termine, più uno per i marchigiani. Pronti a ripartire
Strampini con la palla in mano. Gentilozzi anche lui davanti. Nocelli, Arcieri, Nocelli, Samperio. Non si fida verso Arcieri, una serie di finte. Prova Nocelli, scarica verso Samperio. Verso Stefano Arcieri, prova ad andare al tiro. C'è a bocca Kovacevic. Carpi per un attimo recupera palla. Ancora palla per Cingoli. Campana, c'è Vaccaro su di lui. Fa fare tutto da solo. Nocelli scarica verso Samperio. E Kovacevic lo tiene, non lo fa passare. Gli sta attaccando come un pitbull. A rimorchio Nocelli. Prova a fare tutto da solo. Nocelli, e a fare tutto da solo. Viene premiato. Carpi, difesa non ha anche segnato bene in questa occasione. Sì, difesa non registrata, Tivetta è stato leggero e Nocelli è uno che spinge fino alla fine. Ora Kovacevic chiaramente ha una difesa su di lui riservata particolarmente dura, per cui giustamente gli stanno rendendo la vita difficile, ma riesce ancora una volta ad accorciare. Ora seconda fase veloce ancora di Cingoli, che spinge e Nocelli fa un po' di telefilm. No, qua subisce un colpo da parte di Kovacevic. Kovacevic comunque si è portato 14 reti, top scorer. Dietro a lui Filippo, sì, pardon, Stefano Arcieri con 11 reti. Quando mancano 8 e 14 al termine, 26-25 per Cingoli. Campana perde palla, qua c'è Passi. Pivetta lancia subito verso Santilli. Santilli e poi va a parare Gentilozzi. Sfortunato qui in questa occasione l'ex Romagna, si mette pure la sfortuna dalla parte degli emiliani. Nocelli, Stefano Arcieri, prova una serie di palleggi, scarica di nuovo verso Nocelli, verso Capitan Samperio. Strappini prende palla e questo è stato molto bravo. Sì, Beltrami ha bucato e il vostro bravo il pivot di Cingoli a tenere la palla e a segnare. Ora ecco un placcaggio gratuito su Pivetta. Da parte di Filippo Mangoni, comunque ricordiamo per il pivot marchigiano il primo gol in questa partita. 7 al termine, 27-25 Cingoli. Vaccaro, Pivetta è tutto per la maglietta da Samperio, prova ad andare da solo, via. Non ci riesce, scarica verso Beltrami. Beltrami, Gentilozzi risponde da campione col piede. Risponde col piede da campione per l'ennesima volta. Campana, una serie di palleggi. Scarica verso Filippo Mangoni. Samperio. Nocelli. Samperio. Il capitano, Arcieri. Nocelli. Scarica verso Samperio. Prova a fare tutto da solo, scarica verso Stefano Arcieri e il pallonetto è molto debole e Torini con molta facilità para. Beltrami prova, non è sfondo, Santilli recupera palla. Vaccaro si carica verso Pivetta, prova ad andare a fare tutto da solo, c'è Mangoni su di lui. Sarà 9 metri quando mancano 6 e un quarto al termine. Prova Pivetta, va al tiro, palo. E però subisce fallo, Pivetta rimane a terra. Sarà 7 metri e 2 minuti per Samperio. E dovrebbe andarsi a battere Luca Kovacevic per l'ennesima volta contro Mario Gentilozzi. Pronto ad andare. Se ne è qua a Campana, parla un attimo con Gentilozzi. Pronto ad andare alla battuta. Il giocatore originale di Reica. Kovacevic contro Gentilozzi. Arriva il fischio e c'è il gol di Kovacevic e questo è il quindicesimo. Oh, sta giocando da solo, però sta battendo anche i rigori, per cui lo score chiaramente si alza automaticamente. È chiaro che i rigori vanno anche messi dentro, non vanno solo battuti. Gentilozzi comunque era rimasto sulla linea di porta per provare ad intercettare. Qua Arcieri scarica verso Campana. Filippo Mangoni. Campana, difesa un po'... Prova qua Arcieri, che gol, grandissimo gol, questo è un gol da terzino. È assolutamente un bellissimo gol da 14 metri, una gran bordata, ma la difesa di Carpi, mani basse, passiva, e sappiamo che Arcieri è uno dei giocatori da tenere se si voglia vincere questa partita.
Eh sì, 25 al termine, sempre più due cingoli, partita molto equilibrata, va caro. Giannetta, nel ruolo di centrale. Santilli, scarica verso Kovacevic, andiamo verso Giannetta. Giannetta va al tiro, viene murato, recupera Malagola. E qua è forzato Malagola perché Gentilozzi va a respingere sul palo. 28-27. Ancora per cingoli. Primo gol per il pivot Carpi, nativo di Carpi. Quando mancano 4-53 al termine, un minuto finale, minuti che saranno infiammati. Campana, serie di palleggi, qua lo lasciano quasi andare, poi c'è Kovacevic che lo blocca. Sì, adesso la difesa carpigiana la gioca con due uomini fuori, sui Nocelli e su Arcieri, molto aperta dietro. Prova Campana il sottomano, prende la traversa, ci sarà corner perché ha toccato la difesa carpigiana. Pronto a battere il corner Arcieri, lungo verso Mangola, difesa di Carpi un po' leggermente distratta, li fanno giocare. Campana dentro anche Gambini, no pardon, il numero 2 di noi è Samperio, pardon, di nuovo, però Samperio fa il solito movimento, Pivetta recupera palla, prova ad andare, scarica verso Vaccaro, va un po' con Genetta, vanno un po', che brutto pallone regalatissimo. Brutto, che pallone molto regalato, non si intendono i due, prova Nocelli ad andare al tiro e c'è il gol di Nocelli. No, non riusciamo a fare le cose semplici, facciamo delle cose nei momenti sbagliati. Purtroppo se si vuole vincere la partita bisogna avere un pochino più di cattiveria agonistica, bisogna avere voglia di vincere questa partita. Time out Carpi, 29-27 quando mancano 2 minuti scarsi, 2 minuti e 24, quindi partita quasi chiusa. No, la partita a mio avviso può essere ancora aperta, bisogna che la difesa tenga un pochino di più, un pochino meglio, e questo, il prossimo attacco bisogna subito accorciare per mettere pressione a cingoli. Pronti a ripartire in campo, si riprenderà con Carpi, con la mano con i polpastrelle, con la palla in mano. La partita ormai giunta quasi agli sgoccioli, comunque partita nonostante le fasi alternate Arquilla che ha giocato molto bene e alcune fasi non ha giocato proprio discretamente, comunque sarà una partita molto equilibrata, anche molto bella da vedere. Sì, purtroppo hai detto bene, però la Terraquilla va a intermittenza, è molto nervoso in questo momento qua, Giannetta è il primo perché sa di aver commesso un errore, un brutto errore in un momento in cui non ci stava, in cui non ci voleva. Chiaramente quando si sbaglia non lo si fa apposta, perché si sta dando il massimo, ma in questo momento abbiamo bisogno anche di lui, e vedo bravo Pivetta che è andato a dargli la mano per incoraggiarlo. La squadra deve reagire anche in questi momenti qua di difficoltà. Dai, Terraquilla che ce la stai mettendo tutta, ma non dobbiamo commettere questi errori in questi momenti cruciali della partita, non dobbiamo regalare nulla, dobbiamo essere più cinici. Pronti a ripartire, Giannetta con la palla in mano, prima da cambiare il pallone. No, si riprende dall'inizio. Pubblico continua a incitare. Non è ancora che va caro. Scarica verso Pivetta. Giannetta c'è da passare a Kovacevic. Giannetta prova a fare tutto suo. Scarica verso Vaccaro. Questi per Kovacevic. Ancora Giannetta. Prova a superare l'uomo. Placcato. Tirata la palla a Malagola. Ancora palla Carpi. Non mancano 2 minuti e 6 al termine. Pivetta. Scarica verso Giannetta. Va il tiro Giannetta. Gol, e arriva il gol anche di Angelo Giannetta. Sì, scarica tutto il suo nervosismo e ora Cingoli che continua. Grande Turini che continua la sua seconda fase. E grande Turini che tiene vivo Carpi, viene viva la Terraquilla quando sono 2 minuti e 50 alla fine della partita. Se parla ci stiamo per prima, ma il punteggio, il tabellone luminoso non è dei migliori. È assolutamente uno dei peggiori che si possa avere, ma è questo il tabellone luminoso. Terraquilla che è in partita e questo attacco è veramente determinante. Kovacevic prova, comunque un super Thomas Turini quest'oggi. Kovacevic scarica verso Pivetta, non va al tiro, non si fida, scarica verso Andrea Santilli. Kovacevic prova di nuovo verso Santilli, bisogna andare al tiro. Vaccaro, Gentilozzi risponde da campione ancora. Provato un altro sottomano, l'ennesimo sottomano della partita.
l'ex Teramo Samper. Cingoli, tempo a Reggia per perdere tempo. Nocelli, non manca un minuto e 53 al termine. Campana, pallone decisivo. Mangoni scarica verso Campana, pivetta, ci va su di lui, però verso Nocelli. Serie di finte, non si sente passare verso Arcieri. Samperio, esce Arcieri, prova a farlo da solo. Carica verso Samperio, una serie di finte, prova il sottomano, va fuori, può ripartire Carpi. Questo è un pallone fondamentale, c'è da sfruttarlo al massimo. Sì, ha fatto un tiro improbabile in un momento cruciale. Anche Cingoli manifesta il suo nervosismo. No, e passi a Giannetta. Sì, viene chiamato passivo, una chiamata molto dubbia. Mancano ormai un minuto e 12 al termine, sempre 29-28 Cingoli. Pallone fondamentale. Samperio. Davide Campana. Nocelli. 57 secondi al termine. Palla fondamentalissima. Campana prova. 9 metri, Vaccaro lo va a placcare, va a mettere giù. Attenzione, ferma il tempo l'arbitro. Sarà la pratica dello spazzolone quando mancano 46 secondi, meno di 50 secondi al termine. Pallone fondamentale. Partita che si deciderà all'ultimo, quindi partita combattutissima comunque fino all'ultimo, come è stata per tutta la durata. Sì, peccato l'inizio del secondo tempo che ha un po' compromesso questo risultato. Il tempo comunque che non è stato dei migliori. Carpi ad alternanza. Riparte qua, difesa alta con Carpi in 5-1. Nocelli carica verso Samperio. Cingoli prova ad andare, va a Samperio e c'è il gol del Cingoli. Il gol di Samperio. Per andare a fare Carpi tutta birra, perde palla. Fallo di Mangoni su Pivetta. Quarto gol comunque per il capitano Cingolano. Mancano 30 secondi al termine. Sì, ha fatto un fallo sistematico e volontario, i due minuti ci stanno. Purtroppo il tempo è poco, non era un rigore da subire, soprattutto da Samperio in questo momento, e purtroppo la difesa è stata molle e si paga. In un momento cruciale come questo dovevano volare i coltelli, non i fazzoletti. Pronto Carpi, prova verso Kovacevic, scarica verso Giannetta. Giannetta! Manca 23 secondi! Se Carpi recupera palla, quarto gol per Angelo Giannetta. Beltrami non riesce a recuperare palla. Difesa altissima. Chiede il tempo l'arbitro. Time out. Sì, partita che si decide al Cardiopalma, che con Cingoli che in questi ultimi 15 secondi giocherà con l'uomo in meno, ma Carpi che è un po' sulle gambe, farà fatica secondo me a recuperare questo pallone, soprattutto perché Cingoli mi sembra una squadra molto abituata a giocare in velocità, a giocare in uno contro uno negli spazi aperti, cosa che gli abbiamo concesso troppo soprattutto nelle ripartenze dopo i gol carpigiani. Carpi che comunque oggi ha fatto sicuramente la sua miglior partita del campionato, qualche segno di risveglio c'è, confidiamo pertanto che questi ultimi 15 secondi possono portare qualcosa in cascina, forse il primo punto per Carpi sarebbe veramente molto molto stimolante, e per i ragazzi che hanno bisogno di un po' di fiducia per il proseguo del campionato. Comunque una partita, una Carpi comunque è cresciuta in queste 5 partite. Ricordiamo la prima partita con Tavarnelle, finì con un passivo di 9 reti a favore dei toscani. E qua tutti alti, ci vuole un miracolo per andare al gol e mettere la partita sul 30 pari. Guarda caso la palla va ad Arcieri subito e a Nocelli, che sono i due giocatori che non devono assolutamente recuperare palla. Attenzione, passivo, Pivetta può andare al tiro verso Kovacevic. Attenzione, arriva la chiamata dell'arbitro. Sì, ha fischiato il passivo, ma Kovacevic quando ha battuto era già dentro i 9 metri. Dovrebbe essere tiro franco. Vediamo per la decisione dell'arbitro. Chiamata molto, molto dubbia. Le prese sui giocatori del Cingoli. Vediamo un attimo. Sì, cosa decideranno gli arbitri.
il passivo era evidente perché non stavano assolutamente cercando di giocare. Purtroppo adesso terminerà con un 9 metri e Carpi tiro franco. Sì, sì, potrà, solo un miracolo potrà far pareggiare Carpi oggi. Sì, molto ovviamente Luka Kovacevic. Andrà lui sul pallone, si decide alla fine, partita al cardiopalma. Kovacevic sul pallone, dovrebbe andare lui. Vediamo un po' se il forte terzino destro originario di Rijeka prometterà il gol del 30 pari. E la squadra di Carpi se lo meriterebbe. Assolutamente, per quello che si è visto in campo se lo meriterebbe, ma la pallamano, come tutti gli sport, chi sbaglia di più alla fine lo paga. Vediamo ancora, parlano ancora con gli arbitri Giannetta. Ci andrà Luka Kovacevic, lui la palla in mano. Proverà Luka Kovacevic. I centimetri gli darebbero pure ragione. Vediamo un po', ancora parlano di scontro di loro. E ci andrà Luka Kovacevic, è ufficiale. Proverà Luka Kovacevic. Vediamo ancora. Non rispettano le distanze i giocatori del Cingoli.